Salve, oggi vedremo come utilizzare Comunicare, lo strumento per comunicare con i nostri colleghi a distanza. Molto semplicemente, clicchiamo sul pulsante Entra in conferenza. Eccoci qua, siamo nella sezione di collaborazione. Ringrazio il collega Enrico che è collegato con me. Ciao Gabriele. E vorrei con voi in questo momento esplorare le funzioni di collaborazione che possiamo sfruttare grazie a questo strumento che ci permetteranno di lavorare a distanza con i nostri colleghi. In particolare, comincerei con delle attività che sono legate alla condivisione operativa dei temi. Immaginiamo di dover lavorare, ad esempio, su un foglio Excel che ci vede magari insieme nei ragionamenti legati alle formule di calcolo e ai risultati. E a questo punto, come possiamo procedere per commentare insieme il documento e modificarlo, aggiungere delle note, piuttosto che lavorare in maniera sincronizzata su quelli che sono i cambiamenti da apportare? Magari Enrico, ti posso chiedere di lavorare a distanza sul tuo computer. Mi condividi per Sì, favore il tuo io ho già desktop? un Excel qui aperto. Allora, lo vediamo. Lo vediamo. Eccoci qua, perfetto, ecco qui il tuo Excel. Facciamo proprio un esempio, Enrico. Mi piacerebbe in questo momento variare, ho visto che qui abbiamo un valore 56 nella riga relativa appunto ai contributi dei 35 mesi, che ci dà sul grafico un risultato non, diciamo, compliance. Possiamo rivederlo insieme, Enrico? Sì, Perfetto. sicuramente. Bene, facciamo una Eccolo modifica. qui. Bene, io qui scriverei, andiamo a vedere, al posto di 56, secondo me il valore giusto è 45. Sì. Ok, adesso si è ridimensionato e abbiamo ovviamente un valore più in linea con le mie aspettative. Ecco, banalmente quello che abbiamo fatto in questo momento è stato lavorare senza nessun tipo di difficoltà insieme su un foglio Excel che poi diventa l'estratto di un documento sul quale andremo a costruire la nostra proposta di lavoro. Così come facciamo Sì, in e ambito non Excel. dimenticare, Gabriele, che contemporaneamente posso lavorarci anch'io. Infatti, secondo me, nel mese 45 il 9 non è più corretto, ma ci deve andare ad esempio un 12. E vedi che contemporaneamente abbiamo lavorato su questo Excel. Perfetto, e questo è un valore molto importante. Perché possiamo nello stesso istante non solo discutere e argomentare con le parole, ma fattivamente produrre un documento, esattamente come se fossimo seduti uno a fianco all'altro. In realtà io in questo momento sono a Padova, Enrico è a Milano e stiamo lavorando in real time sullo stesso documento. Magari Enrico, questa cosa che abbiamo fatto su Excel, possiamo vederla anche in ambito Word? Immaginiamo di dover scrivere un Assolutamente comunicato stampa che noi abbiamo preparato un argomento che è quello molto attuale purtroppo dei terremoti che stanno scuotendo l'Emilia e immaginiamo di dover scrivere qualche riga per argomentare sul nostro sito web la posizione di Confagricoltura. Ho visto che questo documento Word preparato da Enrico arriva con delle definizioni. Ecco, Enrico, io qui su sottosuolo, permettimi, posso aggiungere io delle cose? sì. Allora, io qui direi che nella fattispecie il terreno dell'Emilia. Ho fatto un errore, vediamo un attimo, Lo posso correggere io, me lo visto che correggi tu. appunto a mano siamo comunque, Grazie. possiamo entrambi lavorare effettivamente sul documento. Eccolo qui, puoi proseguire con il tuo testo. Perfetto, allora, nell'Emilia io adesso aggiungerei anche fattispecie dell'Emilia, una componente argillosa molto importante. Con questo tipo di collaborazione possiamo quindi tagliare tempi, essere molto più efficaci, molto più efficienti ed arrivare a un prodotto finito in tempi magari completamente diversi rispetto al solito. Gestire emergenze come queste può diventare molto molto più semplice grazie a comunicare. Ma comunicare non si limita solo a farci condividere
applicazioni, elementi, file e quant'altro per lavorarli in tempo reale, ma ci dà la possibilità, per esempio, di fare presentazioni e quindi di aiutarci con degli strumenti di presentazione integrata, quali quelli che magari adesso andremo a vedere. Per condividere invece informazioni all'atto di una presentazione, piuttosto che nella costruzione di un layout, possiamo sfruttare questo modulo, che è il modulo Lavagna e Documenti, che ci dà la possibilità di gestire appunto una presentazione di tipo PowerPoint in maniera condivisa senza dover utilizzare altro tipo di software, sempre all'interno di questo scenario. Qual è la differenza sostanziale? Nell'esposizione possiamo anche insieme lavorare a nuove strutture, nuove modifiche, dei consigli. Immaginiamo per esempio, Enrico, che io voglia inserire due nuovi box o sostituire alcune aree appunto di questo che è il portale Confagricoltura. Ho visto che mi hai creato un box nero a fianco alla scritta Confagricoltura e ti chiedo di, benissimo, Sì, me e ne hai poi creato un cambierei anche altro il banner in basso a qui destra. sotto a destra. Perfetto. Beh, ecco, vedi, io innanzitutto farei una cosa di questo genere. Prenderei quel box nero che tu hai creato, questo, e lo andrei a posizionare in quest'area qui. Lo farei un po' più grande e lo metterei così. Quando io entro nel sito vedo questo tipo di immagine. Questo giallo, sono d'accordo, ma non è questa l'area che volevo cambiare. Volevo cambiare quella relativa alla missione e al progetto. In più, guarda, segniamola in questa maniera. Questa diventa l'area rossa e questa che tu avevi segnato come area nera diventa l'area celeste. Bene. Ok, secondo me dovresti poi anche allineare meglio quest'angolo qui in modo che sia in linea con l'angolo superiore. Capisco. A questo punto perché non lo fai tu? Fammi capire come lo vorresti. Secondo me dovrebbe essere più spostato verso sinistra in modo che sia allineato così Ah, l'angolo ok. che sta già Ci sopra. metterei dentro del testo. Prova a inserire i tuoi consigli e magari lo facciamo anche più piccolino perché possa essere inserito correttamente. Lo spostiamo, facciamo più piccolo, lo mettiamo qui. Bene, e magari a questo punto lo centriamo. Qui invece inseriamo un testo che ci servirà per fare dell'altro. Banalmente, quello che abbiamo fatto in questo momento è stato lavorare in maniera collaborativa a un progetto che sta nascendo, a un draft. Stiamo condividendo delle idee, però le abbiamo messe nero su bianco, le abbiamo fatto a distanza, non ci siamo mossi dal nostro ufficio. Fondamentale. Così come abbiamo condiviso documenti, possiamo banalmente entrare in quello che è il mondo del confronto un po' più spinto, che è quello magari del sondaggio d'opinione, dove quando abbiamo più attori coinvolti diventa importante poter raccogliere delle opinioni in tempo reale, così da poter pilotare in una direzione o nell'altra l'esito e la continuazione della riunione. Immaginiamo, Enrico, di dover fare un sondaggio e magari verificare, grazie allo strumento comunicare, cosa pensano le persone che sono in questa riunione, in questa videoconferenza, relativamente a un tema. Vedo che stai configurando una votazione. Vediamo ad esempio, non so, una votazione per nominare quale può essere il nuovo rappresentante per un determinato progetto. Ok, posso Io voto selezionare di un nome. scelta. Ok, ma tu vedrai quello che io voto. Vediamo, vediamo. Il 50% di noi ha votato Tizio, l'altro 50% di noi, ovvero io o te, ha votato Sempronio. Bene, in questo caso è una votazione di tipo segreto, dove abbiamo una percentuale ben chiara e in visione di quello che è l'andamento. Immaginiamo ci siano 20, 15, 10 voti diversi. Così come magari possiamo fare votazioni di tipo diverso, dove andiamo a toccare l'opinione e vogliamo vedere chi ha votato cosa. Ecco, qui vedo che la tua domanda è cosa ne pensi della nostra posizione sul tema contributi UE. Io qui posso rispondere in maniera anche ovviamente multipla, posso selezionare che è in linea col mio pensiero, ma mancano dei passaggi salienti. E infatti vedo che tu invece Enrico non sei proprio d'accordo perché dici che è lontano dal tuo pensiero, io dico no, no, è in linea con il mio pensiero, ma credo che manchino dei passaggi salienti. Ecco, sono delle informazioni che poi ci danno modo di misurare e tenere tracciato quello che avviene all'interno ovviamente di un momento di lavoro come questo e che poi diventano patrimonio per continuare le discussioni anche magari in altre sedi. È fondamentale a questo punto trovare in comunicare quello che è uno strumento sì di interazione, ma anche di confronto.
e di verifica. Perché tante volte parlarsi al telefono è importante, incontrarsi è altrettanto importante. Una pacca sulla spalla e una stretta di mano vale sempre molto molto di più che una telefonata. In questo modo aggiungiamo l'interazione con l'audio e col video, abbiamo la possibilità di tagliare le distanze, di essere più presenti, di essere più vicini, di aumentare la frequenza. Questo non deve sostituire e non sostituirà mai il rapporto umano de visu, ma ci dà modo di guardarci in faccia, guardarci negli occhi ed affrontare i problemi, anche in questo caso, mettendoci fisicamente la faccia. Buon lavoro.